Domotica Gavis. La tua casa diventa full optional. Con Fox & Parker, il partner specializzato per la gestione del credito commerciale nel vostro settore, potrete tutelare i vostri crediti con gli strumenti più affidabili. Stivale elettrico e cinisello balsamo nell'Interland milanese per visitare il punto vendita Demo. Il punto vendita Demo di Cinisello Balsamo si trova in via De Amicis, nella zona industriale. Si estende su 600 metri quadri, ci lavorano 7 tra collaboratori, banconisti e agenti. Serve la zona nord di Milano e i clienti sono installatori dediti soprattutto al civile. In Demo sono responsabile banco, per cui servo il cliente che entra al banco in tutte le sue necessità. Dalla richiesta del materiale e cerco di soddisfarlo il più possibile. In Demo faccio il venditore interno, quindi seguo gli agenti esterni e elaboro praticamente offerte e ordini per i clienti, quindi inserimento a sistema, sconti e gestione degli ordini, diciamo. Seguire gli agenti esterni vuol dire seguire le richieste del cliente, ascoltare anche le varie possibilità di ordini che vengono acquisiti da loro esternamente, quindi inserire a sistema l'elaborazione dell'ordine cliente, l'inserimento delle righe, dello sconto e seguire dalla A alla Z tutto l'ordine. Io sono un funzionario vendite esterne, quindi diciamo un venditore esterno. Io seguo tutto quello che riguarda l'attrezzatura, quindi vuol dire elettroutensili, sistemi di fissaggio, utensili manuali per varie filiali, tra cui anche Cinisello. Quindi seguo la Lombardia, Liguria, Centro e poi la filiale di Piacenza. Seguo l'attrezzatura, vuol dire tutto quello che sono elettroutensili, accessori, fissaggi, tutto quello che non è elettrico, quindi non i cavi, quello così, no. Attrezzatura vuol dire quello che serve all'installatore per lavorare, per fissare tutto quello che è la parte elettrica, installare tutto quanto. Allora, io alla Demo mi occupo servizio vendita interno, praticamente oltre a rispondere al telefono sviluppiamo i capitolari, facciamo le offerte, chiediamo i fornitori, rapporti con i fornitori, risolvere i problemi del cliente quando anche ne ha tecnici o non. Questo è un po' quello che facciamo come servizio vendite. Sono venuto a prendere la merce per il cantiere. Sì. Mi serve solo una firma sul documento di trasporto. Sì, avessi saputo che erano due scatolette non prendevo il camion. Mai più, senza barcode Metel. Diciamo, questo punto vendita ci siamo trasferiti circa un annetto fa, perché prima era un'altra zona di Cinisello, diciamo un po' più nascosta, mentre qua siamo abbastanza su una via di passaggio, difatti siamo vicini alle tangenziali, è un punto diciamo abbastanza strategico. Forte perché secondo me abbiamo un buon feeling al nostro interno, c'è un buon rapporto con i clienti
e soprattutto Demo dà un ottimo servizio come logistico, che è importante, cioè dalla sera alla mattina siamo in grado di consegnare in Milano e Interland nelle 12 ore, diciamo. Questo è quello che ci dà Demo. Poi è ovvio che il rapporto col cliente è molto importante. Secondo me questo è il nostro plus. La giornata di lavoro soddisfacente e andare a casa con il raggiungimento di qualche obiettivo prestabilito, non so, o un ordine o diciamo migliorare anche il rapporto con il cliente stesso. Il fatto già di sentirlo, ma magari di non chiudere un ordine, ma solo di aumentare la relazione con lo stesso, può portare in un futuro a un aumento di fatturato. Quindi creare una relazione diretta col cliente. Buongiorno, vorrei informazioni su questa lampadina, me ne servirebbero 300 il prima possibile. Certo, ecco qui su Metel Data Pool c'è tutto, caratteristiche, foto, qualità, pregi. Ce ne sono di altre marche, così, per fare un confronto? Ad esempio, avete qualcosa della Fantaluce? Certo, peccato che su Metel Data Pool non ci siano, quindi dobbiamo andarle a cercare qua. Mai più senza mettere il data pool. La nostra forza è per stare sul mercato e per soddisfare il cliente è l'approvvigionamento del materiale, quindi disponibilità di prodotti in filiale e sul centralizzato e concorrenza con dei prezzi. Sconti e poi cerchiamo di aiutare e di andare incontro il più possibile alle necessità e alle richieste del cliente, fin dove è possibile. La necessità primaria del cliente in questo momento è il prezzo. Poi in seconda battuta arriva la disponibilità del prodotto e poi anche la competenza che trova in filiale se deve fare qualche preventivo, qualche consulenza, deve trovare del personale qualificato che le risponda o nell'immediato o dentro poche ore. E ci sono clienti medio, alti, anche artigiani, un po' di tutto, diciamo. Vengo a comprare in Demo perché sono persone, c'è qualità e c'è professionalità, c'è il prezzo e poi ci sono degli amici. Io vengo a comprare da Demo perché mi trovo bene, c'è un buon servizio, e i ragazzi che servono al banco sono sempre molto disponibili a dar consigli. E io sono un dipendente perché il mio capo si serve qui da loro, si trovano bene, un bel servizio, chiamiamo, troviamo già il materiale pronto. Nulla, che dirle di più. Ormai è 2 anni e mezzo che frequento questo magazzino. Prima non era in questa sede, era in un'altra sede, ma sempre sono 2 anni e mezzo che ho a che fare con la Demo. Perché ci troviamo bene qua, a comprare la roba qua? Perché mi trovo bene, sì. Abbastanza bene, diciamo. Perché veniamo serviti bene, perché i costi sono competitivi e basta. Ah beh, sui prodotti nuovi mi informano, sì. Devo dire che ho un'informazione adeguata. Perché si compra bene e comunque è un ottimo posto e ti trattano bene e quindi per quello. I tempi di consegna rapidissimi, materiale non tutto, ma... Lavoro bene con la Demo. Beh, se è disponibile al magazzino centrale lo fanno arrivare subitissimo e sono contento di questo, cioè il giorno dopo ce l'ho. Mi trovo bene, sono disponibili i materiali tutto, con tutti mi trovo bene. Prezzo, disponibilità, in più se ti stanno sempre dietro se hai bisogno di qualcosa di particolare, cioè ti seguono sempre in tutte le parti, diciamo. Poi comunque ti trattano bene anche come prezzo e tutto, cercano sempre di accontentarti, diciamo. Allora, gli argomenti sui quali mi piace dare consulenza e vedo che anche c'è un buon riscontro è la climatizzazione, l'impianto antintrusione e quindi la sicurezza e diciamo le varie tipologie, cioè le scelte
degli apparecchi civili delle abitazioni, le varie serie di interruttori, e vado a consigliare se mettere una serie o l'altra.